Ciao a tutte ragazze e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, in questo video voglio parlarvi degli smalti Infallible Gel 12 giorni della L'Oreal. Io di questi smalti ho due colorazioni, due linee, che sarebbero il numero 020, che si chiama Fuchsia for Life ed è un color fucsia. Poi ho il numero 001 Stay New, che è un color carne satinato, che ha dei micro glitter argentati. Permetto subito che di questi smalti sono rimasta davvero entusiasta, sono degli smalti bellissimi e ve li consiglio altamente, sono sicura che non ve ne pentirete. Io li ho pagati 9,90€ all'uno, però questo prezzo consiste in due smalti, cioè consiste lo step 1, è costituito da una colorazione, in questo caso è questo fucsia, e lo step 2 è costituito da un top coat incoordinato. Allora, come funzionano? Innanzitutto funziona che dopo che avrete steso lo step 1, che sarebbe la colorazione, potrete fare una o due passate, ne faccio sempre due perché voglio un colore che si veda, che sia forte. E dopo aver steso la colorazione, lasciate asciugare 1 o 2 minuti. Dopodiché, dopo che sarà asciutto, prendete il top coat incoordinato e lo stendete su tutte le unghie e lasciate asciugare lo stesso 1 a 2 minuti. E, oltretutto, questo top coat asciuga veramente in fretta. Io questo qui l'ho utilizzato anche con altri smalti, non solo con questo qui, proprio perché è un top coat davvero, davvero eccellente, davvero buonissimo. L'ho utilizzato con altri colori, con altre anche colori diversi dal fucsia. E sono rimasta davvero contenta perché è veramente buono anche il top coat, sia il colore che il top coat sono davvero buonissimi. Allora, comunque sia, questo dura 12 giorni. L'unica cosa di cui devo mettervi in allerta è che non è che lo stendete il primo giorno, che ne so, io lo stendo oggi, sia il colore che il top coat lo stendo oggi e poi per 12 giorni sono tranquilla. No, non è così. Per i primi giorni magari potrete essere tranquille perché non si toglie, non si graffia, rimane sempre intatto i primi giorni, che ne so, 3, 4 giorni, anche 5. Però dopo, anche solo per una settimana, anche 5 giorni, il colore inizia a magari a sgretolarsi un po' in punta, a levarsi un pochino, un po' di lucentezza perde, però è ovvio, è normale, è sempre uno smalto. Infatti, anche comunque nella scheda tecnica dello smalto che io ho letto, lo smalto bisogna stenderlo, sì, poi il top coat, però il top coat bisogna rinnovarlo nei giorni successivi e così ti può durare un sacco di tempo, può durare 12 giorni, 20 giorni, io l'ho provato e così funziona infatti. Dopo aver rinnovato il top coat può durare un sacco di tempo e la lucentezza comunque rimane sempre, ovvio, perché stai rinnovando il top coat. Però è una cosa davvero buona perché non tutti gli smalti, neanche i più buoni, durano così tanto. Quindi di questo smalto io sono davvero contenta perché senza rinnovare il top coat mi è durato una settimana buona. Nonostante io faccia la barista e mi è durato davvero molto. E quindi su quello sono davvero soddisfatta. Vi consiglio altamente di provarli perché sono davvero degli smalti favolosi. Li ho pagati 9,90€ all'uno, ma ne vale davvero la pena perché... sia uno smalto, c'è uno smalto in top coat, però sono degli smalti comunque che ti durano, non li usi sempre sempre, quindi quando li metti ti durano davvero nel tempo, è una cosa davvero duratura. E poi anche a me che piace l'effetto gel, sono davvero strabilianti. Ovviamente provare per credere, io ve li consiglio davvero. Adesso vi lascio alla dimostrazione di questi smalti, come applicarli e poi alle successive foto. Ciao ragazzi, un bacione. Ciao. Allora ragazze, prendiamo i nostri smalti. Questo è lo step 1. Questo qui, aspettate. Questo qui è quello che si usa per primo. E poi questo è il top coat. Questo qua. Allora, prima di iniziare a stendere il nostro smalto fucsia, che sarebbe lo step 1, prendiamo un qualsiasi smalto trasparente. Io utilizzo un rinforzante per unghie che è quello dell'Essence Studio Nails
Ultra Strong Nail Hardener, che è fatto appositamente per le unghie deboli. Quindi prima di stendere un qualsiasi colore stendiamo una base trasparente di smalto per proteggerle da colori forti o comunque per proteggere l'unghia stessa. Allora, dopo che si sarà asciugato perfettamente, prendiamo il nostro smalto, step 1, prendiamo una piccola dose di smalto, non tanto, e iniziamo a stendere su tutta l'unghia. Ecco qua, come potete vedere già da una passata riesce a coprire abbastanza, ma io ne faccio sempre due proprio per avere una colorazione abbastanza intensa, proprio perché mi piace proprio avere il colore molto molto vivo. Quindi aspettiamo che asciughi, poi faremo la seconda passata. Adesso facciamo la seconda passata. Ok, adesso lasciamo asciugare nuovamente e poi andremo a stendere il top coat. Bene, adesso dopo che sarà asciutto potremo stendere il nostro top coat. Come potete vedere, senza il top coat è uno smalto che rimane anche abbastanza lucido. È davvero molto bello. Quindi adesso prendiamo il nostro top coat, che sarebbe lo step 2, e lo stendiamo su tutte le unghie. Ecco qua.